Sindaco Corinti, abbiamo sentito i cittadini, ci tengo a precisare che non abbiamo tagliato nessuna intervista e che abbiamo lasciato tutti, sia quelli favorevoli che quelli non favorevoli, integralmente, assolutamente. Davvero. E ci tengo a precisare anche che abbiamo inviato solo il sindaco senza controparte, perché vogliamo fargli parlare in maniera tranquilla e serena del programma. Naturalmente saremo noi a fare la controparte in un certo senso, però è questo il motivo di questa scelta. Allora, a proposito di fiducia e sfiducia, ecco, secondo lei è giusto questo che sta montando in queste ore, di questa sfiducia dopo neanche 2 anni da parte delle forze politiche, e soprattutto perché secondo lei le forze politiche parlano, ma poi la sfiducia non la fanno? Bene, intanto il rispetto delle idee degli altri è fondamentale, perciò c'è gente, come avete visto, dato che non avete tagliato nulla, avete fatto bene, così è veramente integralmente quello che voi avete sentito dai cittadini. E questo è un fatto positivo, perché se no uno può montare e smontare Assolutamente. le cose e le tesi. E perciò c'è la gente, opinioni contrastanti, rispetto anche a quelli che pensano che si debba cambiare. Però è chiaro che il popolo sceglie attraverso il sistema democratico del voto. Se nel frattempo ci sono problemi di connivenze mafiose, di gente che veramente offende il popolo attraverso, non so, si ruba, parliamoci chiaro, lì è immediata non la sfiducia, ma si deve andare anche in galera. Si riferisce a Gettonopoli. Ok, ma no, 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 parlo del sindaco che fa atti, voglio dire, illegali, ruba, è connivente con la mafia, il sindaco deve andare via in tempo reale e deve andare anche in galera. Ma il popolo sceglie, il popolo deve riscegliere. Per carità, la legge prevede che anche i La consiglieri possibilità comunali è su, possono certo. fare la sfiducia. Però dico, io credo che dobbiamo dare il tempo a qualunque amministratore, non è, lo dico per me, a qualunque deal. Sono previsti 5 anni, 5 anni bisogna collaborare nel senso di compartecipare con la giunta, con il sindaco, nella discussione, nel vedere i problemi fino alla fine e poi le decisioni, la giunta, il sindaco le prenderà e poi il popolo potrà capire come si può andare avanti. Fino a stamattina ho avuto incontri con partiti, con associazioni, dove il dialogo per me è la cosa fondamentale. Facciamo una cosa che non ha fatto mai nessuno. Lo stiamo facendo sistematicamente proprio perché a noi interessa il dialogo, il parlare con le persone e con tutte le istituzioni. Andiamo, l'altro giorno proprio un presidente di quartiere ha detto: io in 25 anni che faccio politica e sono presidente di quartiere, ho visto passare 6 sindaci, non avevo visto mai questa cosa. Quale cosa? Che noi, la giunta va nel consiglio di quartiere, va nel quartiere e fa non solo la giunta deliberativa. Dopo parliamo con i consiglieri di quartiere, col presidente del quartiere e con i cittadini. Li possiamo guardare negli occhi, perché non abbiamo tradito le persone. Poi ci sono le difficoltà e problemi che ci vuole più tempo per risolverli, ma evviva! Io non voglio nascondermi dietro un dito. Io anzi, ancora di più, dico e metto sul tavolo quali sono i problemi della città, lo dico da sempre, non in questi 2 anni e mezzo di sindaco, da sempre. I problemi sono troppo grandi, però io non sono sereno e voglio andare avanti perché le cose una alla volta le stiamo risolvendo. Ce ne sono tante, ma certo, voglio dire con serenità a tutti di riflettere. Noi abbiamo trovato mezzo miliardo di debiti, tutte le partecipate distrutte, distrutte voglio dire, prendi l'ATM, non c'erano i bilanci, no, per un anno, per 11 anni. Ma la gente non le sa queste cose, non si può scandalizzare perché A non c'erano gli proposito di stipendi per 5 mesi e non c'erano gli questo, autobus. il Ecco, neo che è ecco. nato negli ultimi mesi è quello del bilancio. Sì. L'approvazione o non approvazione, Sì, dico, sì. riusciremo a uscire da questa, diciamo, Usciremo pantano da nel quale questa ci siamo situazione, trovati certo. e poi volevo un accenno breve sul bilancio partecipato che era Certo. nel suo programma. Assolutamente. Allora, chiaramente questi anni sono stati, io vedete, il primo giorno ho fatto una battuta che aveva un senso. E dopo il primo giorno ho detto: io sono il sindaco di Messina, ma sono anche il sindaco simbolicamente di Hiroshima del 7 agosto 45, cioè ho trovato la città distrutta. Ora la gente pensa che è distrutta e l'indomani si può tutto, tutto, tutto. Noi già, ora io dirò una cosa alla volta, tutto quello che abbiamo fatto, perché già veramente abbiamo fatto un percorso con cose molto concrete. No, che come dicono qualcuno ha detto, è troppo pacifista.
uno è troppo pacifico. Allora, andiamo però. Allora andiamo sulle cose concrete. Partiamo dal bilancio. Beh, lo proveremo. Il bilancio il 31, cioè sì, oggi, fra un paio di giorni, sarà in giunta e poi speriamo che velocemente, perché è un problema, poi non si possono pagare gli stipendi a tutto il personale, insomma diventa un guaio. Speriamo nel giro di poco tempo che venga approvato dal Consiglio Comunale dopo il parere dei revisori, e perciò speriamo questo aprile che si chiude con questa storia, perché chiaramente poi si sbloccano chiaramente tutte le somme che lo Stato deve trasferire, che sono circa 70 milioni, abbiamo chiaramente urgenza di fare questo passaggio. Ok, perciò questo qua sarà fatto a breve e speriamo di non ricadere più su questi errori, perché tra l'altro c'è una serie di concomitanze, che sono state anche il nuovo tipo di bilancio, tanti fattori. Poi vi ripeto, lavorare con mezzo miliardo di debiti non è una cosa semplice, ma la gente parla delle buche, ma io domani mattina chiudo tutto, basterebbe una firma, ma io non posso firmare senza soldi per fare 20 milioni di euro per le strade, non è un fatto, certo, non è un fatto di volontà, è un fatto solo economico lì. Invece ecco, noi siamo andati avanti per cercare di risolvere i problemi che da una vita erano irrisolti, e una cosa dopo l'altra stiamo cercando di fare. Ecco, per esempio l'ATM è un fiore all'occhiello, era impensabile metterci mano. Allora, ed è stato cambiato l'ATM, non ne parleremo, noi abbiamo preso proprio il programma elettorale, sì, e vogliamo vedere un pochettino sul bilancio partecipato. Allora il 2016-18, ecco, ora finite tutte le emergenze, proprio già è in programma, perché ci sarà una parte del bilancio, perché ci sono delle quote fisse che non vanno discusse con nessuno, sono gli stipendi, le spese, certo, la luce, i telefoni, quelli sono, non sono partecipate nel senso, certo, da parte del cittadino. Poi ci sarà quella quota ed è, non è scritto, noi nel programma non abbiamo scritto delle cose perché volevamo stupire con gli effetti speciali. Noi quello che abbiamo scritto, chiaramente ci sono alcune cose che si devono ancora fare, perché ci vuole del tempo, perché prima devi risanare un'economia. Il bilancio chiaramente è una parte fondamentale, poi c'è un piano di riequilibrio. Vedi un po', io sono arrivato qui non come un sindaco come in altri posti, chi arrivi diventi sindaco, non hai la devastazione totale, non hai, certo, soldi che devi pagare. Allora, tanto per fare capire ai cittadini, perché sennò non capiranno, noi quel 500 milioni di debiti, noi dobbiamo pagare una cambiale ogni anno di circa 45-50 milioni. Quei 50 milioni, cari cittadini, ma li hanno procurati non io. Quei, certo, 50 milioni delle tasse di tutti vanno a proposito, in tante a proposito. Dobbiamo pagare, certo, queste cambiali. A quest'ora erano 50 milioni in servizi sociali. Certo, è chiaro. Cioè, a proposito, è importante fare la chiarezza, è sempre rimanendo in tema, siccome, sì, molti consiglieri comunali, anche, sì, qualcuno che prima era dalla sua parte poi magari è andato nel gruppo misto, sì, diceva e continuano a dire forse era meglio dichiarare il default. Posso rispondere subito? Si è aperto questa diatriba, questo dibattito, sì, sì, certo, perché, certo, siccome ce lo chiedono, sì, i cittadini, assolutamente, sì. Allora voglio dire questo, veniva più facile fare il default, più facile. Però la conseguenza del default è che tutte le aziende che chiedono soldi al comune perché hanno fatto un servizio, ora immagina, perché concretamente dobbiamo fare questo, immagina tu che hai un'azienda, che hai fornito delle cose, servizi o strumenti, computer, quello che vuoi, al comune, e il comune ti deve giustamente ripagare. Certo. Col default chiudiamo, bisogna anche... Se sono stati quelli di prima, lo sottolineo, però noi siamo istituzione. E allora la serietà di ripagare la tua azienda, che fallisce se io non ti pago. E allora il piano di riequilibrio è salvare posti di lavoro. Sì, non si capisce nell'immediato, però io salverò la tua azienda con i lavoratori tuoi. E intanto è anche perché è giusto, se tu fai un servizio, che ti paghino. Questo è il motivo. Due, non si vendono quegli immobili che noi abbiamo lasciato, no? Nonostante il piano di riequilibrio non abbiamo venduto dei gioielli di famiglia, chiamati così, proprio perché sono degli immobili che possono cambiare. Penso di fronte agli aliscafi dove abbiamo fatto la casa di Vincenzo, tutto quel quadrilatero, i silos, il mercato ittico è enorme, lì può diventare un centro enorme. Facciamo un dibattito sulle idee, ognuno può portare tutte le idee che vuole, però non l'abbiamo venduto proprio per il futuro.
arrivavano i tre commissari col default e nessuno li poteva neanche vedere in faccia. Loro vendevano tutto il patrimonio immobiliare che desideravano per cercare di riequilibrare e ti vendevano tutto, di tutto e di più. Non potevi parlare con loro, non potevi decidere, si perdeva l'autonomia politica, non si pagavano quelle persone della tua azienda e fallivi. E allora scusa, non ho altri motivi. Certo. E però un momento, però questo chiaramente ti devi imbarcare in un percorso, ma un momento, parlo comune, senza dare giudizi politici a quelli di prima, li sapete poi quello che penso, lo sapete. Però il comune di Messina ha fatto qualcosa di sbagliato, dobbiamo riparare. Questo allora, è il motivo. Ci vuole un po' di tempo, un po' di lavoro, noi recupereremo. Non sono la questione dei soldi, è avere un'idea politica molto precisa. Questo mi fa stare sereno a lavorare dalla mattina alla notte. Dalla mattina alla notte non ho preso un giorno di ferie perché dedico tutta la mia vita in un modo onesto, pulito e col confronto dei cittadini. Perché la gente, finisco questo concetto, perché la gente se no dice solamente non ha fatto qua perché deve entrare nei problemi, poi diteci le alternative perché noi abbiamo molte domande. Allora, tornando all'altro argomento del programma elettorale, è il lavoro. Si parlava di incubatore di imprese giovanili e anche per le donne, ecco, questo ancora non è stato fatto, quando verrà fatto? E poi si parlava anche di una rete di imprese per mettere a rete anche il sistema Messina, diciamo. Sì, guarda, il lavoro, molti vengono da me e mi chiedono perché erano stati abituati in quel modo, da decenni di politica che non è la politica. Perché non è la politica che vai dal sindaco come che ti, ecco, deve risolvere i problemi tuoi perché lo conosci. Ecco, non c'è nessuno che con noi ha tagliato la strada. Prima facevano entrare persone e anche incompetenti e hanno distrutto poi il lavoro delle amministrazioni tutte. Perché poi il boomerang è, se non sono in gamba, poi distruggono tutto. E vedi con le partecipate, io amici disoccupati e anche bravi, non li ho chiamati per poi distruggere le partecipate. Vedi Foti, chi lo conosceva, è venuto da Torino, non ha importanza, di Torino, qualcuno fa ancora l'osservazione perché è di Torino, può venire dall'Australia, l'importante è che è bravo. Se c'è qualcuno a Messina ci fa molto più piacere, lo diciamo, però se non c'è, uno come Foti per esempio, non c'è, perché nessuno ha organizzato e ha saputo governare. Lui gestiva come l'ATM la GTT di Torino, che è l'azienda più grande d'Italia ed è inattivo economicamente. Ora ne parliamo dell'ATM. E allora, incubatore di imprese. Queste cose qua sono cose che, ecco, alcune cose, ripeto, noi le avvieremo nel momento in cui alcuni passaggi vengono fatti. Quello è un'altra delle cose, ripeto, nel programma. Noi abbiamo letto il programma, stiamo riportando. Ci sono cose che noi dobbiamo fare, è chiaro, per esempio anche sulla flotta comunale. E questa ne parleremo anche dopo. Anche non la siamo mica dimenticate, Ne parleremo. Perché prima dobbiamo risanare una città dal punto di vista economico. Ecco, il piano di riequilibrio non vuol dire risanare, aspettiamo 10 anni, che però il piano di riequilibrio approvato dal Ministero, noi abbiamo la certezza delle entrate e delle uscite e poi andremo anche a questa cosa. Una cosa che mi piace di lei è l'entusiasmo che lei mette nelle cose, e devo dire la verità, è riuscito a prendere anche me con l'entusiasmo, perché riesce a trasmettere. È un'opportunità a farsi. Riesce a trasmettere perché si vede che ci crede. E a proposito di cultura, poco fa ne parlavamo, una settimana della cultura con tutte le varie zone della provincia di Messina, ecco. E diceva delle cose molto belle, tra l'altro che sin da quando era professore, sin dall'inizio, portava le scolaresche a Taormina a fare visitare Taormina. Molti non conoscono i luoghi importanti di Taormina. Assolutamente. Nel programma c'è il fatto di informatizzare un po' quello che era la storia di cercare di incrementare il turismo e che poteva essere una fonte di ricchezza per la nostra città. Infatti. E soprattutto quello di far decollare finalmente il Palacultura, che fino ad oggi abbiamo visto che non ha decollato. Però allora io le chiedo, sì, però la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea non è stata aperta, vi posso dire la una cosa. Biblioteca mi dicono che è poco fruita perché ci vanno pochissime persone. Le persone lo possiamo prendere di forza e mettere dentro la biblioteca. Evidentemente lei mi insegna, mi insegna che la campagna di comunicazione è importante ed era nel suo programma. Io sono qua proprio per la comunicazione con voi. Per quello che riguarda proprio la cultura c'era nel suo programma. Queste cose che mi hai detto, guarda, bellissime, le possiamo un'altra cosa che è legata sempre a Palacultura, come mai, visto che la legge lo prevede, non sono stati ruotati i dirigenti, che pare che facciano ancora da padroni in ogni perfetto, settore, guarda, non con riferimenti una alla volta, mi hai fatto una serie di domande tutte interessantissime. E poi la chiusura, poi gliele rifaccio una volta. E poi
perché è stato chiuso un ufficio importante che era quello dei programmi. Allora, facciamo una alla volta, il Palla Cultura, intanto la biblioteca, quella biblioteca, voglio ricordare quella che c'è, la biblioteca e che è Cannizzaro e l'archivio storico, non lo voglio dare come un vanto, questa è una battaglia che ho fatto nel 2011, ve la ricordate? La ricordo per ricordiamo, ecco, certo. Ma avevano lasciato per 4-5 anni in un posto umido le foto sono testimonianza della distruzione, si stava distruggendo tutto. Quell'azione che io ho fatto nel 2011, molto forte, compresa la denuncia alla procura, ha salvato quella biblioteca. Dopodiché ora è lì in un posto dignitoso, hanno, che la gente deve andare lì, io non li posso obbligare, però finalmente è aperta al pubblico in un modo, voglio dire, dignitoso. Devono... Mi perdoni se la interrompo un attimo, veda che il Palla Cultura è spesso chiuso, o quantomeno non rispetta degli orari e delle tabelle di lancio. Anche la mostra gli orari, anche qua. Allora, siamo, il mio sogno l'abbiamo attenzionato perché, in maniera particolare. Guarda, il mio sogno 7 giorni su 7. Non solo 7 giorni su 7. No, l'abbiamo attenzionato noi 7 giorni su 7. Abbiamo visto che 3-4 giorni la settimana e resta chiuso. Guarda, allora, questioni di orari e di fare e di andare proprio nel merito delle cose, ci andremo. Il mio sogno è che resti aperto anche di sera. Sì. Perché ci sono centri culturali nel mondo, però qua, come vedete anche a livello nazionale, vedete quello che c'era, problemi con i sindacati, per esempio, sulle questioni dei siti archeologici, si è chiuso anche il Colosseo, voglio dire, che la gente se ne andava, e proprio che era forse inopportuno in quel momento, certo. Però noi staremo più attenti. Ci sono questioni soltanto di orari. Anche la mostra sopra è spesso chiusa. Manca, voglio dirvi anche questo. Una volta al comune c'era un eccesso di personale. Vanno via quasi 2 persone alla settimana. Da quando sono entrato ci sono più di 200 persone in meno, da quando io sono diventato sindaco. Mancano 800 persone e perciò tu, quando ti manca il personale, mancano centinaia di vigili urbani. Allora dice, ma perché non si può assolutamente assumere? Perciò è un'altra di quelle componenti che alcune cose, ma scusa, dopo che faccio la lotta per il Palazzo della Cultura, per la questione della biblioteca, io farei stare fino a mezzanotte aperto, però poi ci sono problemi che sono al di fuori della mia volontà, cercate almeno di capire questo. Non è che ci dice, ma allora che fai, hai cambiato? Non ho cambiato. Faccio i conti con se manca personale, dopodiché pian piano tutto quello che si può fare per avere il Palazzo della Cultura aperto 7 giorni su 7 e anche fino a sera, un giorno si arriverà, però ci sono degli step che dobbiamo, per via di cose legali, no? Se fosse solo per la mia volontà, oggi firmo qua davanti a te. Allora, non sottovalutiamo comunque il volontariato, no, che potrebbe nascere, perché ci sono tante persone che sono disponibili, associazioni, a tenere aperto magari con delle mostre. Guarda, da parte mia tu lo sai benissimo che per me tutte le altre forme di associazionismo, per me porte aperte, però devono venire e devono dare la garanzia, perché non puoi dire un orario e poi non ci sono, certo, perché diventa problematico, certo. La garanzia, se c'è la serietà, guarda, lo facciamo con i cittadini che hanno dato la garanzia di pulire aiuole, proprio guarda quelle piccole aiuole e quella piccola cascata, quella che c'è davanti al Palacultura, c'è una persona che un giorno è venuta a dirmi, ma io posso curare queste cose? Guarda, questa mail, dopo 24 ore, neanche dopo 24 ore, ha avuto il permesso. E lui, ecco il contributo reale di un giovane che ci tiene al proprio territorio, con questo l'abbiamo fatto. Rimanendo al Palla Cultura, rimaniamo al Palla Cultura. Palla Cultura, tra l'altro, poi, sì, la biblioteca per bambini, una città dove per 50 anni non è stata fatta una biblioteca, ho lanciato l'idea, una biblioteca per bambini. Non abbiamo soldi, perché vedi, un'idea, una volta i sindaci che avevano la possibilità di poter a quella firma corrispondere del denaro, ma io queste cose in tempo reale, però un momento, questa cosa, sì, la biblioteca per bambini, si è coinvolto Dario Fo, è ancora più bello, senza soldi abbiamo fatto una cosa straordinaria, sì, questo sì. Ecco, e ci sarà l'inaugurazione della biblioteca per bambini, perché già l'abbiamo realizzata col contributo dei cittadini che hanno dato 10-20 euro. Dario Fo ci ha regalato 1200 biglietti per il suo spettacolo, è stata una cosa virtuosa, un premio Nobel della letteratura che si è interessata a questa idea, certo, di fare la biblioteca per bambini.